Quest'anno è stato veramente un boom perché ho visto gente soddisfatta perché ha apprezzato tutti i prodotti, l'ambiente è qualcosa di eccezionale, la gente è rilassata con i bambini, è stata una festa più che una fiera. Quest'anno mi sono trovato veramente molto bene, un bel afflusso di gente, la gente che gira e spende, che ai tempi d'oggi è difficile vedere, quindi qui abbiamo tutti i salumi che io produco, dalla salsiccia affumicata tradizionale, anice, piccante, pancette, guanciali. Ho trovato tutti i tipi di gente, turisti, di Sassi, una buona pubblicità, ma la cosa importante è in queste fiere far capire la qualità del prodotto. Praticamente non usiamo né concimi né mangimi né niente, né stalla né niente, vivono praticamente liberi e stiamo facendo i formaggi sotto il cielo. Lo scorso anno per me è stato interessante, ma quest'anno confermiamo insomma la nostra presenza, perché il pane frattau per noi è un elemento importante, sì, assolutamente, da non perdere. Noi lavoriamo con lievito madre e con la farina di grano Cappelli, infatti il mio panificio fa parte del consorzio della Spianata, promuoviamo il territorio di Ozieri, soprattutto su questa stiamo battendo questo tasto per promuovere i prodotti, la nostra filiera corta. Noi otteniamo un sciroppo zuccherino estratto dall'orzo maltato, che poi va a fermentare trasformando praticamente questo sciroppo zuccherino in birra. Un ottimo abbinamento, un ottimo binomio che c'è stato con la discussione del pane, tant'è che gli antichi chiamavano anche la birra pane liquido, avendo due fermentazioni che utilizzano come materia prima il cereale. È la prima volta che ci esponiamo in una manifestazione come questa, appunto la cavalcata, devo dire che ci siamo trovati molto bene, un'ottima organizzazione, una buona collaborazione da parte di tutti, il vino è stato apprezzato ed era questo quello che noi volevamo ottenere. Tutto molto, insomma, è andato tutto bene.